Ciao ragazzi, oggi facciamo un secondo il pollo alle mandorle. In realtà questa è una ricetta che ha le origini all'Occidente. In Cina, originariamente, abbiamo un piatto che si chiama Kung Pao Jiti, che si usa più o meno gli stessi ingredienti per fare questo piatto, ma al posto delle mandorle si mettevano gli arachidi. Entrambe le versioni sono buone, quindi voi potete scegliere, secondo me, anche un frutto secco a vostro piacimento. Magari c'è chi è allergico alle mandorle, può sostituirle con arachidi oppure anacardi. Gli ingredienti di questa ricetta sono sicuramente il petto di pollo, le mandorle o altro frutto secco a vostro piacimento. In teoria va aggiunto anche del peperoncino rosso secco e anche del pepe di Sichuan, però io queste due cerco di non metterle, quindi niente oppure poche perché ho una bimba piccola. E poi va aggiunto anche un pezzo di zenzero, un pezzo di aglio, io in più metto anche un cetriolo per abbellire, diciamo, il piatto con colore verde in contrasto. Potete metterlo anche zucchina in questo caso. Prima di cucinare dobbiamo intanto tagliare la carne e marinarlo per, diciamo, ottenere la carne tenera. Se vi ricordate questo piatto, quando lo mangiate, la carne del pollo non è secco ma bensì morbida, che quasi si scioglie in bocca. Questo perché era stato marinato prima. Cerchiamo di tagliarlo in forma quadratini. Tagliamo metà dello zenzero, anche in pezzettini grandi, da mettere nella ciotola a marinare il pollo. Per marinare il pollo andiamo ad aggiungere un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaio di vino di riso. Intanto andiamo a mescolarlo bene. E poi la cosa più importante, essenziale per marinare la carne, per farla diventare tenera, è aggiungere amido o fecola di patate. Aggiungiamo circa 2 cucchiai e adesso andiamo a fare un massaggio alla carne. Dovete permettere che la carne diciamo si unisce bene con questo amido di patate. Vedete, adesso si è tutto appiccicato di questa farina addosso. Ok. Lasciamo lì a marinarsi per qualche minuto, intanto andiamo a tagliare la verdura. Prendiamo il nostro cetriolo, la parte della coda dove va, diciamo, staccato il cetriolo dal suo albero è molto amaro da tante volte, infatti io lo tolgo. Io non so se avete mai sentito questo gusto di amarezza, e anche l'inizio di solito lo tolgo. Adesso tagliamolo a metà, dividiamolo intanto così. Vado a togliere la parte tenera del cetriolo, che quando viene saltato in padella questa parte qua può rovinare la croccantezza, diciamo, di questo piatto. Allora non andiamo a usare. Cerchiamo di tagliare alla stessa forma del pollo, quindi a piccoli quadratini, cubettini. Ok. Svuciamo l'aglio e lasciamolo anche lui in stand-by nel piatto. Il zenzero lo sbuccio, lo tagliamo. Visto che abbiamo
abbiamo ancora un po' di tempo perché devo lasciare la carne marinare, proviamo a imparare un piccolo trucco per abbellire il vostro piatto. Tagliare il cetriolo in questa forma qua, tagliamo 3 strati sottili, ma i primi 2 non staccarlo dal cetriolo, intanto così, il secondo idem, il terzo lo stacchiamo direttamente dal cetriolo. Adesso se andiamo a piegare i 2 fail, ok, stavolta dovrei riuscire. Comunque è solo un gioco, cioè è una cosa che fanno tante volte nei ristoranti. Io la mia è cucina casalinga, quindi faccio, non è una cosa proprio così importante. Però guardate che carino nel piatto! Questo è il risultato. Dopo andiamo a riempire il piatto. Allora, di solito questo piatto, prima di saltare in pentola il pollo e le mandorle, vanno prima fritto. Ripeto che la mia è una cucina casalinga, quindi faccio direttamente rosolare perché così il piatto è meno diciamo oglioso, unto, e quindi vado direttamente a saltarli in padella. Se cominciate a sentire un po' di calore, possiamo andare a mettere intanto il nostro pepe sicilianese, ne metto pochissimo io, e per chi vuole può già mettere anche il peperoncino rosso secco, cioè questi, ok? E poi mettiamo dentro anche il pezzo d'aglio e lo zenzero. Ok, quando vedete che l'olio è ben caldo e comincia diciamo a arrivare il profumo dell'aglio e le cose, altre spezie, mettiamo la carne. Quando notate che tutti i pezzi della carne sono diventati bianchi e un po' dorati, andiamo ad aggiungere un cucchiaino di vino di riso. Anche pochissimo salsa di soia per dare una colorazione più carina. Per chi dà fastidio l'aglio, in realtà si può anche toglierlo. Ok, ora andiamo a mettere il nostro cetriolo e le mandorle. Saltiamoli insieme per altri 2 minuti. Questa crema, diciamo che è tutto avvolto il pollo all'interno, deriva proprio dall'amido di patate che avevamo messo prima per marinare il pollo. Si mette il sale prima di toglierlo dalla padella, perché se lo mettete prima il sale si scioglie nel cibo, rischiate che dovete dare poco sale per salare il piatto, mentre se lo aggiungete prima di farlo uscire dalla padella, il dosaggio del sale si diminuisce, questo è solo per la salute diciamo in generale. Mettiamo poco perché già la carne era marinata. Ok, in realtà il nostro piatto è già pronto. Se avete a casa anche dell'erba cipollina potete metterne un po' per abbellire, io oggi non ce l'ho. Togliamolo dalla pentola. Togliamo il piatto dalla pentola cercando di non rompere il nostro fiore composto. Con fatica anche.
Allora, che dite? Vi è piaciuta questa ricetta? Se avete dei consigli o altre cose che volete imparare, commentate pure sotto e iscrivete pure, così cerco di aggiornarvi sempre con nuove ricette.